Come depilare le gambe? Ecco, questo tutorial di oggi va a spiegare come compiere l'azione in questione e ti spiegherò in maniera abbastanza sintetica ma efficace come, diciamo, compiere questa operazione. Ripeto, ci sono diversi metodi, o meglio, diversi strumenti che possono essere utilizzati, o il rasoio elettrico, che è il metodo che spiegherò oggi in questo tutorial, o la classica lametta, o utilizzare delle cerette che vanno a eradicare i peli e basta. Questi sono i metodi, diciamo, principali per depilarsi le gambe. In quello di oggi, in questo tutorial di oggi, spiegherò come utilizzare, come depilarsi le gambe utilizzando il rasoio. Ecco, prima di tutto lavati. Questo che significa? Lava le tue gambe. Prima devono essere pulite, i tuoi peli devono essere puliti, devi essere pronto per depilarti le gambe, ripeto nuovamente. Controlla che il tuo rasoio elettrico sia a posto, nel senso che sia funzionante e che abbia tutte quante le testine precise. Fai questo controllo, ecco, così potrebbe andare bene. Passaci sopra un dito per rimuovere eventuali, chiamiamoli, residui, e deve essere ovviamente pulito, sterilizzato, se no non lo puoi andare a utilizzare. Ecco qua. Una volta che ti sei accertato di questo e di quest'altro, chiaramente puoi utilizzare il rasoio elettrico. Poggialo delicatamente, dolcemente, gentilmente sulla tua gamba primaria, parti dal basso verso l'alto. Deve essere un movimento che vada a eradicare il pelo, o meglio i peli, in maniera uniforme, dolce. Non devi essere forte nel togliere i peli, non devi essere aggressivo, devi essere dolce, devi essere calmo, devi essere paziente e sfruttare la massima cautela. Ecco, questo chiaramente è il mio parere, questa è chiaramente la mia opinione, questo chiaramente è il mio punto di vista. Io oggi ho spiegato brevemente come fare tutto questo. Ci sono altri metodi, ripeto, le cerette depilatori che fanno secondo me molto molto male, provocano un grande dolore. Il lametto del rasoio normale, quello manuale, che pure quello secondo me provoca dolore, però è una saggia alternativa al rasoio elettrico. In genere infatti questo viene utilizzato per i capelli, chiaramente, no? E oppure possiamo utilizzare anche però per la depilazione la forma chimica che va a eradicare completamente i peli e a evitare che vadano a crescere, quindi va a estirpare il bulbo pilifero. Grazie, grazie a tutti. Il video di oggi termina qua. Ecco qua, questo è il rasoio elettrico che può essere utilizzato per esempio, anche se questo viene utilizzato prevalentemente per la testa, chiaramente. Quindi dovrei utilizzarne uno un pochino più piccolo, chiaramente, nelle dimensioni, altrimenti questo rischia di intruppare contro chissà che cosa, anche perché è piuttosto voluminoso, vedete, vedete. Detto questo, grazie a tutti voi, iscrivetevi, iscriviti, commentate, commenta. Un saluto da Leandro, narratore italiano.